ci troviamo oggi in un'ambientazione particolarmente vivace e lussureggiante. Come si vede, siamo in periodo primaverile con le fioriture degli alberi da frutto e la natura che risorge. Eccoci, è la natura qua che risorge, non altri, cari signori. E quindi, a inventare delle altre storie. E quindi siamo qui a documentare, come al solito, alcuni aspetti al Parco Papacci su via di Grotta Rossa. Parco che effettivamente, finalmente, è diventato molto funzionale, è utile ai cittadini e ci vengono da tutte le parti di Roma, perché oltretutto... Ed è custode in situ di emergenze storiche importantissime, come ad esempio questo semplice percorso pedonale che uno vede, parrebbe un appunto semplice percorso pedonale, invece no, questo percorso pedonale in realtà è il substrato superficiale dell'antica, di una dei diverticoli dell'antica strada Vegliente, che da Veio portava a Roma, o meglio ancora al Tevere. Esattamente. E quindi ecco, lì sotto, un metro circa, anche meno, 80 centimetri, sotto questo lastricato pedonale c'è il lastricato della strada romana e ancora più antica, più in basso, il lastricato della strada etrusca. E quindi ecco, non è qui che ci troviamo in un posto qualunque, anche perché in Italia di posti qualunque, volendo sono scegliere, pochissimi. Sono molto pochi. Esattamente. Tutti hanno una storia da raccontare. Come i nostri amici avranno potuto vedere, questo è un posto dove si possono portare gli animali, soprattutto i cani. Qui ci sono due giovani donne che portano i loro cani, però se uno vede qui, questo è tutto l'area dedicata esclusivamente ai cani. Ai cani, infatti. Allora torniamo a noi e entriamo nel merito di quello che vogliamo dire. Abbiamo fatto oggi una nuova denuncia molto molto importante, molto circostanziata. Chi vuole averne copia la cerca sui nostri siti e su internet, albamediterraneo.com, per quanto riguarda il modello scritto. Esatto, poi il modello scritto, chi non la vuole presentare non la presenta, ma lo consigliamo vivamente di leggersela, perché lì con questa denuncia impara molte cose. Allora qui va precisato un un dettaglio non indifferente. Allora, noi che abbiamo presentato 1214 denunce, querele, e con oggi 1215, non abbiamo nessuna remora a affermare a dare a Cesare ciò che è di Cesare, e cioè è successa una cosa incredibile che è già successa un'altra volta. Quindi su 1214 denunce, anzi con questa del 1215, due non sono nostre, e cioè una ci è stata data dalla dottoressa Randaccio in circostanze molto particolari che non stiamo a dire, e l'altra ci è stata fornita da uno sconosciuto estimatore che ha redatto questa denuncia in forma anonima, addirittura non solo firmandola anonima ma intestando la costellazione della lira, che in pratica siamo sempre noi. Noi che cosa abbiamo fatto a nostro merito? Abbiamo preso i concetti e soprattutto la parte più valida, più concreta e adeguata alle bisogna, come si dice, e l'abbiamo messa coordinata in una formula a noi ormai congeniale, e quindi ecco, l'abbiamo riproposta nella nostra formula, mantenendo inalterate però il desiderio di espressione del redattore originale, che ringraziamo ovviamente, e abbiamo anche l'idea che le informazioni contenute in questa redazione siano appartenenti a qualcuno che le ha ricevute dall'interno, e quindi che non voglia apparire, perché è qualcuno che è all'interno di Equitalia. E conosce queste belle cose. Allora entriamo nel merito della questione e cominciamo con l'aprire ufficialmente questo video, facendo vedere questa cosa, perché a noi serve in maniera particolare proprio mostrare questa cosa. Ecco,
perché ci serve questa cosa? Mostrare questa fotografia per far vedere come funziona il falso. Questa è la classica manifestazione del falso. Non perché questo Papa non abbia lanciato la colomba, ma perché questa fotografia è stata congegnata per far vedere il Papa che lancia la colomba. Questa fotografia è un'icona in se stessa, ma dovrebbe, se fosse espressione della realtà per quello che è avvenuto, dovrebbe anche tracciare la notizia che questa colomba è stata assalita da una cornacchia. È stata assalita dal corbaccio il quale se l'è mangiata. Allora, se esiste una simbologia, non è questa la simbologia. La simbologia è quella del corvo che si mangia la colomba, che è molto più portante, è molto più attuale. E soprattutto molto più afferente. Oh, è molto più afferente al personaggio. Credo. Ecco, il personaggio. Oddio, nessuno nega che questo personaggio abbia qualità. Sì, appunto, sta facendo quello che può. Tra l'altro, vedi, qui c'è un articolo, Tasi, dicono del Veneto. Tasi, per ora paga anche la Chiesa, invece no, subito sono intervenuti. Hanno immediatamente smentito. No, esattamente. Guarda, e se no dice, come faccio a comprare la colomba? Pasquale. Pasquale. Dice, mi chiedi i soldi a me? Sennò, io sono povero, no. C'ho solo 1.800 miliardi di dollari. Esattamente. 1.800.000 miliardi di dollari. In beni mobili e immobili. Solo a Roma 220 miliardi di immobili. Esattamente. Quarto dell'edificato di Roma. Esattamente. Allora, questa cosa ci dice prima di tutto che i nostri amici, lo diciamo già parecchio tempo, che chi comanda in Italia è la Chiesa. Assolutamente. Quindi è il primo da padrone. Esattamente. È il primo padrone dell'Italia. Ricordiamocelo bene. Per cui diciamo anche un'altra cosa che noi diciamo sempre: esiste questa propensione alla truffa e alla corruzione che è tipica della Chiesa. Dice, ma perché? Bizantinismo. Esattamente. Non a caso tutti i primi papi e i primi vescovi, quelli che parlano, San Paolo dentro e fuori le mura con le visioni, esatto, o meno, tutti provenienti da lì, dal Levante, diciamo, ecco. Certi luoghi, e la levantinizzazione di Roma, lo sappiamo perfettamente, è avvenuta in maniera molto drastica. Ma ricordiamo agli amici che molti, per non dire tanti, imperatori del terzo secolo venivano dalla Siria. Certamente. Quindi anche con l'influsso del potere economico all'interno dell'impero. Quindi sono non solo stati dei grandi imperatori, anche i siriani. Anche, fra l'altro. Anche. L'ultima cosa che appunto volevamo dire è questa: se c'è questa propensione alla corruzione, è legata anche al fatto che per costoro, per tutte queste persone, la Democrazia Cristiana in primis. No, aspetta, è una cosa importante. Imperatori siriani romani dell'impero romano, va detto. Non imperatori persiani, non siriaci. Noi parliamo di siriani, non siriaci. È ben diversa la cosa. Diciamo che questa tendenza alla corruzione nasce dalla sottovalutazione della politica in nome della religione. Siccome la religione è quella che conta e la politica non conta, è chiaro che siccome il bene vero è quello che sta al di là, acquisito possibilmente grazie a donazioni, no? Ricordiamo sempre Renatino. Esattamente. Renatino della Magliana. E se vuoi la soluzione, bacia pure sto cordone, giusto? Allora, questa sottovalutazione della politica porta necessariamente all'uso della corruzione come prassi politica. E con questo, da questo punto di vista, ritengo di aver chiuso questa presentazione della denuncia. Ora vorrei che tu pigliassi la denuncia e la commentassi, ma vedo che tu non ce l'hai. Ecco, portata di mano, eccola qui. La trovo immediatamente. Eccola qui la denuncia. Eccola, arriva. Allora, vabbè.
Sì, prendo questa, tanto una copia vale l'altra. Sì. Facciamo allora vedere, perché così compare la denuncia. Aspetta che ne trovo sì, l'originale. Vabbè, non importa, non significa. Porca miseria, dove è andata a finire? Ah, ecco, trovo. Eccoci qua, l'ho trovata. Ecco qui, questa sì, è con la relata, così sì, la relata, nessuno può dire che non, non sia avvenuta davvero. Certamente, eccola qui, benissimo. Perfetto, andiamo. Leggi proprio allora, alcuni punti essenziali. Come ho già premesso prima, dobbiamo ringraziare la, diciamo, l'arrivo inaspettato attraverso vie e percorsi secondari e addirittura ignoti a noi di questa denuncia di qualcuno che l'ha diciamo leggermente derivata da, sicuramente dalla lettura delle nostre precedenti denunce contro Equitalia e che poi l'ha organizzata in maniera molto equilibrata. E quindi, sicuramente un uomo addetto o avvezzo a queste cose. Allora, la cosa da rilevare sì, in questa nostra denuncia principalmente è che bisogna evidenziare un aspetto veramente perverso che diciamo, è avvenuto nel corso degli ultimi decenni da parte dello Stato che dà diciamo, sistema di collaborazione, di aiuto reciproco, solidarietà fra i cittadini è diventato invece un ente terzo rispetto ai cittadini ed è diventato soprattutto un aguzzino nei confronti dei cittadini. Che affida a degli aguzzini l'incarico di tartassare i cittadini nominalmente a nome dello Stato, in realtà con una delega totale. Allora, senza entrare nel dettaglio che poi ognuno se la va a vedere come più gli piace, basta semplicemente dire che un povero vessato che diciamo, viene aggredito dal fisco e poi conseguentemente da Equitalia e tutto il resto, praticamente su un ritardo di un pagamento per qualunque motivo questo possa essere successo, anche per un terremoto oramai. Perché e questo si serve per far capire anche come deve e conteggiare il proprio debito nei confronti delle banche che è tartassato anche dalla banca. E quindi ecco, allora, ne deriva attraverso vari calcoli che non sto qui esatto, a dire, che il privato e povero cittadino può addirittura pagare tranquillamente il 50% di interessi. E questo è l'usura. Usura, oltremodo usura. Allora, perché attenzione, l'occasione per dire che l'usura va conteggiata con tutte le spese che sono contenute in un prestito, non è in un prestito o in un conteggio. Se ti chiedono dei soldi perché gli devi dare dei soldi, tu devi sommare tutto quello che loro sommano, compreso, e questo lo dico per coloro che chiedono dei prestiti a queste finanziarie, le finanziarie ti dicono ci dai il 5% no, di interesse. In realtà ci aggiungono tutta una serie di cose, l'istruttoria, i calcoli, non solo in più l'assicurazione, certo, lo diciamo una volta certo, per tutte, anche l'assicurazione va conteggiata, primo, secondo, l'assicurazione la fanno loro e quindi la dovrebbero pagare interamente loro, invece la debitano completamente. Anche perché l'immobile che si va a mutuare, in realtà fino a che non viene tolta sì, l'ipoteca, questo è comunque di proprietà. Questo per quanto riguarda i mutui immobiliari, certo, ma per quanto riguarda un banalissimo prestito di 10.000 euro, ti chiedono buono 1.000-1.500 euro allora, solo di assicurazione. In questa denuncia si evidenziano molti aspetti, ma l'aspetto più eclatante, più drammatico e più evidente è quella della disparità di trattamento sancita dall'articolo 3 della Costituzione, e cioè c'è una disparità di trattamento giuridico e legale in favore di un soggetto quale terzo, la banca o la finanziaria o diciamo l'ente terzo che fa Equitalia, che agisce per conto di vari enti eccetera, che è diciamo estrinsecato ed esplicitato dalla decreto legislativo 112 del 99
dalla legge, decreto legislativo 122 del 2010, ma soprattutto dalla legge 130 del 99, che noi abbiamo più volte enunciato e evidenziato, che sono praticamente quelle che permettono alla banca, all'assicurazione o alla società finanziaria, questi solo tre tipi di soggetto nel confronto di tutto l'universo degli altri tipologie di personalità giuridiche o individuali che siano, che comunque permette a questa gente, quando gli altri devono fare un'azione di diciamo recupero del credito che dura 15-20 anni se va bene, se poi riescono a ottenere soddisfazione, questi signori semplicemente basta che un signore direttore di filiale o un semplice impiegato che gestisce il controllo contabile della filiale e che quindi magari ce l'ha con te perché gli sei antipatico, che ne so, è geloso di tua moglie e cose del genere, quello semplicemente senza nessuna responsabilità e fa un estratto conto in cui si evince che tu sei moroso, sei insolvente o quant'altro, e viene immediatamente cartellorizzata quel debito, per cui tu ti ritrovi in mezzo a una marasma, esatto, e una melma e una miriade di difficoltà, con possibilità di fallimento pure, perché non c'hai più credito come, certo, azienda, eccetera, per cui ti ritrovi a dover combattere contro un mostro giuridico che è quello che ti mette in disparità di trattamento rispetto alla legge. Cioè, mentre quello ti sequestra i beni senza dover dimostrare nulla, tu ti ritrovi sull'astrico senza poter controbattere in parità di diritto. Esattamente, l'unica cosa è uccidere. Esatto, uccidere. Allora, la legge 108-96 è chiara ed individua il tasso d'usura non solo nella rivelazione delle cifre iscritte come interessi, ma, e qui è quello che diceva Giorgio, sommando tutte le voci che si aggiungono al debito originario, e quindi sanzioni, interessi, aggi di Equitalia, danno effettivo ben al di sopra del tasso usurario che abbiamo detto del 50, del 100. Esattamente, per usura, nel caso in cui tu la denunci per usura non gli devi dare una lira, nemmeno quello che ipoteticamente loro pretendono che tu gli dia. Quindi non solo gli interessi, cari, ma anche quello che ti chiedono. Cari amici cittadini, una volta per tutte anche voi prendete il coraggio, perché tanto che voi lo vogliate o no, vi ridurranno in schiavi comunque. Se agite o non agite, sarà la stessa identica cosa. No, ma hai ragione, ma come sei vigliacco ti colpiscono. Agendo, quantomeno avrete la dignità di aver lottato, pure se perdenti, e noi lo facciamo da decenni, noi siamo perdenti ancora adesso, ma io sono onorato. Noi li denunciamo e finora perdente rispetto a chi è al potere, ovviamente, no, per noi siamo vincitori, è chiaro, però pure se qualcuno ci dice di tanto in tanto, ma tanto che cazzo fate con le vostre denunce, che ottenete? Noi otteniamo di essere uomini, prima di avere il rispetto di noi stessi. Esattamente. Quindi ecco, è questo il discorso, amici, siate onorevoli, onoratevi, onorate la vostra personalità, la vostra indole, il vostro io. Attenzione, la parola onorevole nulla a che vedere con il termine onorevole attribuito a questa marmaglia che fanno i